un'emozione fortissima qua, quando via lì sono nato in casa, quindi questa è la cucina e sono nato lì. E poi mio padre aveva l'officina qua, così, ma al di là dell'officina qua c'era lo stracivendolo, che erano delle cose un po'... Queste erano le vie dove c'erano tutti gli artigiani, tutte queste le prime due vie, ma qui oggi ho giocato a pallone dalla mattina alla sera. Appena tornavo da scuola, lasciavo giù i libri, visti poco anche quelli, i libri, non li ho visti tanto. Come tutti i bambini quanti. Si giocava qua a calcio con i palloni. Mio padre mi aveva fatto il primo pallone con gli elastici. Ricordi? Solo tutti i lazzi veniva la cosa più grande, sì. Che diventava una palla, giocavamo con quella, perché non è che avevamo i soldi per comprare la palla, quella di cuoio, che poi era quella di cuoio, quelle cucite. L'hai vista quando ho giocato le Brescia? Sì, poi quando ho cominciato a giocare mettevo la fascia perché lasciava la riga. Quindi era... E questa via era dove c'erano tutti i ragazzi di tutto il quartiere, ci veniva qua tutti a giocare a pallone. Ogni via c'era su... Sì, sì. Qua era abbastanza il ritrovo questo, sì. Perché venivano tutti qua. Poi, sì, ma poi non c'erano i genitori che ti accompagnavano, la macchina che ti portavano a scuola. No. Noi uscivo di qua, lì c'era il fornaio, sì, andavo a prendere il pane, qua c'era il salumiere, il salumiere, e compravo la mortadella e era la mia colazione. Esatto. Panino caldo con la mortadella qua. Lì c'era andavo a scuola. Lì c'era fruttivendolo, sì. Non so se tu ricordi, lì c'era la tenda bianca, facevo la polenta. Sì, sì. Lamentare, sì. Sì. Poi quando ho fatto le medie andavo a scuola e tutti a piedi. Allora, io partivo da qua, che ero quello che abitava per primo, c'avevo i miei compagni di scuola e ci trovavamo nelle vie, questa era la via principale, si andava a 3 km così, e passavamo tutta la strada qua a giocare a pallone, mentre che camminavamo andavamo a scuola. Proprio innamorati, proprio innamorati. Sì. Sai, il quartiere era vissuto in un modo diverso, qua diciamo che era il Bronx casereccio, sì, perché era così, perché c'era tutto il mondo. C'era un modo di vivere particolare della città. L'origine di prima era la vita di quelle... Ma no, ma era Casereccio. Alla Momezza. Sì, sì, a Casereccio, molto, molto. Però c'era uno spirito particolare in questa città, in questo quartiere, voglio dire, perché succedeva, sai, non è che economicamente le famiglie fossero agiate. Quindi quando succedeva qualcosa a qualcuno, il quartiere si muoveva. Esatto. Per dare una mano alla famiglia che aveva bisogno, quindi si conosceva tutti. E poi la mamma era la mamma di tutti, perché sì. Tua mamma ti doveva ci faceva correre con la scopa, ci faceva sì, sempre. Mia madre era un po' particolare. Sì. Tu pensa che allora mia madre mi diceva: dai, vai a aiutare il papà e andare dentro a lavorare lì. No, gli dava una mano quando ero più piccolo, poi sono cresciuto un po' e c'era la porta dall'altra parte. Quindi io da mio papà poi gli dicevo: papà, io devo andare a giocare a pallone. E lui mi dice: sì, va bene. L'importante è che non lo sappia la mamma. Allora, qua si giocava a pallone. Questa qua era la finestra della cucina della signora Cani, sì. Che faceva la zinetta più buona di Brescia. Sì. Ovviamente. Vero. È vero, ok. No, ma... Lui faceva sempre casino alla Madonna. Gigi dormiva sopra qua e sua mamma si sgridava, no? Ogni tanto, da qui faceva tutto il giro perché non c'era questa, arriva qua la scopa, no? Allora noi avevamo il papà, che era il nostro complice, arriva la Diana! Poi lei arrivava, ma noi eravamo già scappati. Perché prima ho abitato là sopra, i primi anni era l'ultimo piano, poi siamo andati giù qua. Questo. Esatto. Io abitavo là. No, sai, quando tu... Io abitavo là, quella casa. Sì. E quando qua, sai, adesso vederlo così cambia tutto, le emozioni sono diverse. Non è più quello, certo. Certo. Qui c'era è meglio così forse, non qui lo c'era so. La nostra porta, tua mamma aveva la rete per fare i piani piatti, che poi la rete del letto, mi ricordo benissimo. E qui c'era la cucina. Il bagno. Io ero orgoglioso di essere questo quartiere, quindi poi lui, un carmelitano che giocasse... E lui orgoglioso di te. No, ma era veramente orgoglio, perché era un quartiere chiaramente povero. Quindi tu uscivi da... eri quello che aveva avuto, tra virgolette, successo. Chi è arrivato. E quindi era un orgoglio personale, ma del quartiere. Perché nel momento in cui io ho giocato a pallone, che sono diventato giocato in Serie A il primo anno, è chiaro che... La cosa di essere carmelitano, a me piaceva dirlo,
E lo dicono anche oggi? Sì, sì, no, ma l'orgoglio proprio di quelli del quartiere. L'appartenenza. Sì, sì, c'era questa cosa dell'appartenenza, era una cosa che si sentiva molto in queste cose. Io quando, la prima cosa che ho fatto quando sono andato allo stadio, con il mio team manager, la prima mattina sono andato, non è che ho guardato, sono andato sul campo e ho messo i piedi sull'erba. La terra ti dà energia. Giochi 270 partite su quel campo lì, diventa una cosa unica, solo, non so, è difficile anche da spiegare. Aveva un però Cani a Bergamo forse era andato? No. Vedi? No, vedi. Questo che problema. No, ma sono quelle cose. Come adesso ha fatto Enrico Nicolini con la Sampdoria, che era con Mandorlini, non è andato a allenare il Genoa. Perché non si sentiva da andare, ma però queste sono cose. Sono le vecchie generazioni. Sì, sì, sì. Questo, ma difatti io non è che pretendo. Pretenderei che i giovani di oggi capissero queste cose, però non sarebbe male questo. No, anzi. Lo so. Allora, questa è la cosa, no? Che secondo me deve fare vivere. Questa maglia l'ho portata, giustamente. Sì, sì, questa. La primavera ha vinto anche. Ma sono di lana, oh! No, sto dicendo. Ma ti stavo dicendo che queste sono le cose che fanno legare la... Questo era veramente un disastro. Questa pesava 10 kg pesava di lana. Era super flanella. Questa era invernale questa. E questa è l'unica che sono riuscito a superare la tua, però è bellissima. Sì. No, ti stavo dicendo che è questo il rapporto che si ha giocatore, allenatore oggi col tifoso.